sua osservazione della cezione integrale. Appartenente a R alla n associa 1. Sì. Cosa ottengo? Questa è l'integrale tra a e b. Calcolare 1 sulla curva vale 1, d'accordo? Per la norma di t' di t in dt è uguale proprio alla lunghezza della curva. Qui se vedete la curva c'è una a tratti, la sua lunghezza non è altro che l'integrale della funzione 1 lungo la curva. D'accordo? Siano fi che a t appartenente ad a t associa fi di t appartenente ad r alla n e psi che a s appartenente a cd associa psi di s appartenente a r alla n, due curve regolari. Sì. Fi e psi si dicono equivalenti se esiste una funzione g per t appartenente ad a t associa g di t appartenente a c di t. Sì, 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 un'abiezione, diciamo. Cioè, no, questa applicazione deve essere iniettiva e suriettiva, d'accordo? Tra b e c di t. Classe C1 di AB con G' di T diverso da 0 per ogni T appartenente ad AB tale che
di t sia uguale a psi g di t con il t appartenente alla t. Quindi io ho due curve Φ e Ψ, due curve di n alla n, due curve regolari definite su due intervalli diversi, una sull'intervallo AB, l'altra sull'intervallo C, cioè se anche vuole. Ragazzi, che sia regolare non è importante qui, che si può parlare anche, in generale si può parlare di equivalenza anche tra due curve di classe CK, però a noi non ci interessa, sappiamo che siano regolari. Queste due curve si dicono equivalenti se esiste un'applicazione, un'abiezione, quindi un'applicazione va da B in CD, che deve essere direttiva e surriettiva. Questa applicazione si chiama cambiamento ammissibile di parametro, che sia di classe C1, con derivata che non sia nulla mai. Questo fatto che è di classe C1, che è obiettiva, di classe C1 con derivata che non sia nulla mai, ci garantisce che anche la funzione inversa è di classe C1. Quindi questo in effetti è un diffeomorfismo tra i D e CD. Tale che Φ di T sia uguale a Ψ di G di T tra i D appartenente alla B. Questo risulta essere, nell'interno delle curve regolari, una relazione di equivalenza, cioè ogni curva regolare è equivalente a se stessa, se la curva Φ è equivalente a Ψ, anche Ψ è equivalente a Φ, se Φ è equivalente a Ψ e Ψ è equivalente alla curva Χ, allora la curva Φ e la curva Χ sono equivalenti già di loro. Questo non ci interessa più. Consideriamo la funzione la derivata prima di G. La derivata prima di G chiaramente non sia nulla mai. Però io dico che la derivata prima di G sarà o sempre positiva oppure sempre negativa. Perché? Per volta che la derivata prima di G non sia nulla mai. Allora io dico, poiché non sia nulla, deve essere sempre, la derivata prima di G deve essere sempre positiva o deve essere sempre negativa. Perché? Perché non deve essere l'asse delle X. E perché? Perché deve essere sempre. Perché? Perché per ipotesi G è di classe C1, quindi la derivata è una funzione continua. D'accordo? La funzione continua per teorema di 0, siccome è sempre diversa da 0, sarà sempre positivo, sempre negativo, perché se in un punto fosse positivo e nell'altro in un altro negativo, esisterebbe almeno un punto in cui si annullerebbe la funzione. D'accordo? Per il teorema di 0, C' di T è sempre positivo o sempre negativo. Osservazione. Per il teorema di 0, G' di T è maggiore di 0, però di T appartenente ad AB. Oppure G' di T è minore di 0, però di T appartenente ad AB. Allora ragazzi, prendiamo due curve equivalenti, si verifica uno di questi due casi. Se Φ e Ψ sono equivalenti, si verifica uno di questi due casi. Nel primo caso diremo che Φ e Ψ hanno lo stesso verso. Nel secondo caso diremo che Φ e Ψ hanno verso opposto. Se G' di T
è maggiore di 0 per ogni t a parte del si dicono che lo stesso resto se g' di t è maggiore di 0 ogni t a parte del e sì. Sì. Si dicono avere verso opposto se g' di t è minore di 0 per ogni t a parte del esempio di curve equivalenti con lo stesso verso, curve equivalenti con verso opposto. E poi vediamo un poco come si comporta la definizione integrale di versore tangente, di retta tangente su curve equivalenti. La prima osservazione da fare, in virtù di questo, è che due curve equivalenti hanno lo stesso sostegno. Sia che abbiamo lo stesso verso che verso opposto di curva equivalente hanno lo stesso sostegno. Facciamo qualche esempio. Ricordiamoci che la curva psi 1 che ho introdotto ieri, che a chi appartiene a 0, 2, 3, associo cosino di t, seno di t. Poi mi chiamo con psi 6, ieri eravamo arrivati a psi 5, però se lo sbaglio. Si sente a t appartenente a 0 più greco assoluto cosino di t seno di t. Si sente che a t appartenente a 0 più 2 più greco assoluto cosino di 2 più greco meno t seno di 2 pi greco meno t. Ragazzi, iniziamo a vedere le curve psi 1 e psi 6 se sono equivalenti e se hanno lo stesso, nel caso in cui siano equivalenti, se hanno lo stesso verso o verso opposto. Dobbiamo trovare un'applicazione G che va da 0 a 2 pi greco. Se sono equivalenti, dobbiamo trovare un'applicazione G che va da 0 a 2 pi greco, di 0 pi greco. Vedete, psi 1 di t lo posso scrivere come psi 6 di g di t. D'accordo? Che è il nome di questa applicazione? Un'applicazione che a t appartenendo a 0 di 3 associa i mezzi.
appena a zero chiuderemo. D'accordo? Se mi calcolo adesso si 6 di g di t, cosa devo fare questo? Al posto di t, ragazzi, cioè abbiamo un parametro, questo che abbiamo messo, quanto resta questo parametro? Della psi 6. Allora, cosa devo fare? Psi 6 di g di t, cosa devo fare? Al posto di s devo metterci g di t. Questo è uguale a coseno di 2 g di t seno di 2 g di t. Ma chi è dove ho g di t? È t, perché g di t è t mezzi. Questo è uguale a coseno di t seno di t per ogni t appartenente a 0,2 di greco, e questo non è altro che psi 1. Quindi psi 6 e psi 1 sono equivalenti. Ho trovato il cambiamento ammissibile di parametri. Come la derivata, quanto va la derivata di g? Quanto è la derivata di g? Un mezzo. E quindi è positiva. Quindi come sono psi 6 e psi 1? Equivalenti e con lo stesso verso. Ecco. Stesso verso. Qual è l'unica differenza tra le due curve? Che entrambe partono dal punto 0, 1. Entrambe partono dal punto 0, 1. Scusa, 1, 0, dal punto 1, 0. Si muovono nel verso antiorario e entrambe ritornano nel punto 1, 0. Però la prima impiega un tempo più pi greco, la seconda impiega la metà del suo tempo, un tempo pi greco. Quindi c'è la velocità con il doppio della velocità, ma entrambe partono allo stesso punto e arrivano allo stesso punto muovendosi nella stessa direzione. È un poco psi 1 e psi 7. Scusate, psi 7 è difficile, chiamatelo S. Voglio trovare l'intervallo 0,2 pi greco. Nell'intervallo 0,2 pi greco, applicazione obiettiva, tale che psi 7 di g di t sia uguale a psi 1 di t. Che applicazione? La t appartenente a 0,2 pi greco. Ascolta, due la appartenenza a 0, quindi d'accordo? Infatti calcoliamoci 7 di g di t. Al posto di t, al posto di s devo metterci g di t, coseno di 2 pi greco meno g di t, seno 2 pi greco meno
chi di t? Che qua. Chi è g di t? E 2 pi greco meno t, quindi pi greco meno 2 pi greco se ne vanno e resta t. Quindi qua, cosina di t, cosina di t. Questo è altro che 1 di t. Per ogni t appartenente a 0. Due di greco. Quanto è la derivata di g, ragazzi? Quanto è la derivata di g? Meno 1. Quindi la derivata di g è negativa. Quindi si 7 e si 1 sono equivalenti, converso opposto. Partono in questo caso al punto 1, 0. Però psi 1 percorre la circonferenza nel verso orario e ci impiega un tempo 2 pi greco. Psi 2 parte dal punto 1, 0, torna anche al punto 1, 0, però percorre la circonferenza nel verso psi 1 nel verso anteorario, psi 7 nel verso orario. D'accordo? In generale, ragazzi, questo non si vede bene perché il punto di partenza, la curva è chiusa, il punto di partenza e il punto di arrivo coincidono. Ma in generale, se le due curve sono equivalenti e converso opposto, si scambiano gli estremi. Dove arriva una dalla parte l'altra e viceversa. Ragazzi, invece, le fate essere già a casa, si sente sono equivalenti e converso opposto. Trovate a casa il cambiamento ammissibile di parametri. Allora ragazzi, prima domanda. Ho due curve equivalenti. È una funzione continua definita sul sostegno di queste due curve. E poi è lo stesso, se due curve sono equivalenti hanno lo stesso sostegno. D'accordo? Allora io mi chiedo, ho due integrali, queste due integrali coincidono, sono diverse tra loro? Questa è la prima domanda a cui vogliamo rispondere. Cioè come si comportano due curve equivalenti rispetto all'integrazione, o meglio, come si comporta l'integrazione su due curve equivalenti. Ragazzi, non specifico se hanno lo stesso verso o verso opposto, non mi interessa. Sia F di A incluso nella lente o in R continua con il sostegno di phi contenuto in A, o il sostegno, ragazzi, quelle due curve sono equivalenti allo stesso sostegno, d'accordo? Quindi con il sostegno con phi di AB che è uguale a si
questo fatto su questo segno sono uguali perché le curve sono equivalenti. Contenute. Allora, integrale di f su φ è uguale integrale di f su φ. Le integrali sono uguali. Ragazzi, fate attenzione a questa proprietà, perché la settimana prossima vedremo le forme differenziali e definiremo l'integrale di una forma differenziale lungo la curva. Vi avviso che per le forme differenziali il risultato è un po' differente, nel senso che sono due forme differenziali, la settimana prossima vedremo cosa diventa una forma differenziale, ma già voglio fissare la vostra attenzione su un punto, che nel caso delle forme differenziali, se due curve sono equivalenti con lo stesso verso dell'integrale è uguale, se le due curve sono equivalenti ma con verso opposto, l'integrale l'uno è l'opposto dell'altro. Qui c'è questa differenza tra l'integrale di una funzione lungo una curva, dove l'integrale è sempre uguale sia che le due curve siano equivalenti con lo stesso verso che con verso opposto. Mentre, come vedremo la settimana prossima, l'integrale di una forma differenziale dipende dal verso. D'accordo? Iniziate a fissare questa cosa vostramente, così non farete confusione. La dimostrazione. Primo caso. Imponiamo che φ e ψ siano equivalenti con lo stesso verso. Φ e ψ siano equivalenti con lo stesso verso. Calcoliamo l'integrale di ψ, infatti l'integrale di f su ψ in destra. Questo è uguale l'integrale tra c e d di f di ψ di s per la norma di ψ primo di s in s. D'accordo? Facciamo il cambiamento di variabile. S uguale di t. Ragazzi, guardate, g è un'abiezione, la derivata è con derivata maggiore di 0, e se la derivata maggiore di 0 la funzione g è strettamente crescente, quindi ci sale questo tipo a b c d
una cosa per esempio di questo tipo, sarà g, una funzione strettamente crescente. E cosa fa? Trasforma a in c e b in d, essendo la direzione strettamente crescente questa. D'accordo? Quindi quando faccio il cambiamento di variabile s uguale a g di t, sarà f di psi di g di t, scusate, scrivo sotto, allora, f di psi di g di t per la norma di psi primo calcolato in g di t per c primo di t in dt. E come si trasforma la questione di integrazione? C si trasforma in A e D si trasforma in B, perché la mia G è strettamente crescente. D'accordo? Ragazzi, chi è psi di g di t? Non è altro che fi di t. Ecco qua sopra. Quindi posso sostituire qui a psi di g di t, posso sostituire fi di t. Questo è uguale, integrale da e b di f di fi di t. Poi ragazzi, guardate, g' com'è g'? Per ipotesi, g' è maggiore di 0. Siamo nel primo caso. Essendo maggiore di 0, posso portarlo all'interno della norma. Quindi ricordate, la norma di uno scalare, se alfa è uno scalare di un vettore, la norma di alfa b è uguale al modulo di alfa per la norma di b. In questo caso posso portarlo all'interno e quindi viene la norma di g' di t per psi primo di g di t in dt. Ma questa è cos'è, ragazzi, questa quantità dentro la norma? Non è altro che la derivata della funzione composta. È la derivata della funzione composta psi e g del punto t. Trovate questa qui. Ma la funzione composta, psi composto g, chi è? È fi. Quindi questo non è altro che la norma di fi primo di t. Integrale tra t e d di f di fi di t per la norma di fi primo di t. Ma questo per definizione è l'integrale di f su f in s. D'accordo? Allora, se cosa cambia nel secondo caso? Se g invece di, se g invece di essere maggiore di 0 è minore di 0. Mettiamo in un cerchio il caso in cui g' è minore di 0, vediamo che cosa cambia. Non ripetiamo la dimostrazione, stiamo soltanto i punti che cambiano, d'accordo? Stiamo a passaggi uguale. Fate la trasformazione sempre anche in questo caso s uguale a g di t. Ma in questo caso come è g di t? La derivata è minore di 0, g è strettamente decrescente, è un'abiezione strettamente decrescente. Quindi trasformo il punto A nel punto D, nel punto B nel punto C. Quindi quando avrete A e B, avrete il contrario. Qui avrete A,
e qui avete il punto B. D'accordo? È tutto tal qua. A questo punto, qui ci starà questo passaggio testa invariato. Adesso fate attenzione ragazzi, avrete, invece di qua ci sta, a posto di A ci sta B, a posto di B ci sta. Adesso dovete portare G' dentro la norma, ma questa volta G' è negativo, quindi dovete metterci un segno meno fuori se volete portarlo dentro la norma. D'accordo? Mettendo un segno meno fuori, avete l'entrata tra B e A, ritagliate il segno meno e scegliete l'entrata tra B, e quindi questo passaggio promette un'altra volta. Tutto procede da qua. D'accordo? Questa è la dimostrazione. Lanciare la dimostrazione. Due curve regolari equivalenti, due curve equivalenti regolari, allora, curve regolari, stiamo parlando di equivalenza, difficile regolare. Allora, ragazzi, in particolare due curve regolari equivalenti hanno la stessa lunghezza. Succede per i vettori tangenti. Sia G
di a di in cd, vabbè, il cambiamento ammissibile di parametri, lui deve riuscire sempre ogni volta la stessa cosa, g che gode delle proprietà che abbiamo visto fino adesso, e g infinito, d'accordo? E g è il cambiamento ammissibile di parametri, cioè g di un'abiezione di classe c1 con derivata che non siamo mai. Una iezione con g' di t maggiore di 0 per ogni t appartenente, grazie, g' di t maggiore di 0 per ogni t appartenente al b e di t uguale a c di g per ogni t appartamento con g primo che non sia nulla mai, d'accordo? Con 0 appartenente ad AB, phi di t con 0 sarà uguale a psi di g di t con 0. Faccio il fi primo di t con 0 in virtù di questa proprietà che va ad ogni t appartenente a b, faccio una derivata qui dentro, avete che questo è uguale a si primo del punto b di t con 0 per g primo, derivate questa quantità per ogni t che poi sostituite t al posto di t mettete t con 0, ottenete questa quantità. Cosa dice qui? Questo è il vettore tangente alla curva φ del punto φ di t con 0. Questo è il vettore tangente alla curva ψ del punto ψ di g di t con 0, che sarebbe lo stesso punto φ di t con 0, lo stesso punto del sostegno. Come sono i due vettori tangenti? Sono paralleli tra di loro, perché differiscono per una costante, per uno scalare. Allora, tutto dipende dal segno di questo scalare, d'accordo? Se questo è positivo, i due vettori sono paralleli e con lo stesso verso. Se questo è negativo, questi sono paralleli e con verso opposto. Quindi il vettore tangente, quindi di conseguenza il vettore tangente dipende dalla rappresentazione che avete. Due curve equivalenti in ogni punto del sostegno hanno un vettore, il vettore tangente uguale. Due punti equivalenti con verso opposto hanno vettori equivalenti. Mentre ragazzi la retta tangente non cambia, trovate? In entrambi i casi non cambia la retta tangente. Perché? Il primo caso è che facciamo vedere, così associa finiti con 0 più tau φ di t con 0. Il secondo caso, che cioè, tau appartenente ad f associa si primo del punto g, scusate, si di g di t con 0
più tau fi prima del punto G del t con 0. Questo è diventato tangente, ma questa qua la posso scrivere fi di t con 0 più tau fi prima di t con 0 non è altro che si primo del punto G di t con 0 per G primo di t con 0. Chiaramente la tangente è la stessa e questi due vettori sono paralleli. Il punto di applicazione è lo stesso. Questi due vettori sono paralleli, quindi la retta tangente è la stessa in entrambi i casi. Okay. Quella che cambia invece è il versore tangente. Facciamo un esempio. Prendiamoci le curve Ψ1 e Ψ7, d'accordo? Abbiamo visto che sono due curve equivalenti ma con verso opposto. Vedete cosa succede nel punto, nel primo caso il punto più delle coperzie. Ψ1 il π delle coperzie viene il coseno di π delle coperzie, il seno di π delle coperzie, e quindi è 0. Chi è la derivata? Allora viene, deve fare vale il coseno va meno il seno di t altro il seno del coseno di t calcolato nel punto più dei mezzi è uguale a meno 1, 0. Trovate? Quindi questa è la versione tangente a fine punto 0, d'accordo? Il punto 0,1 corrisponde a ψ7 di 3 π greco mezzi. ψ7 viene il corrido π greco meno 3 π greco mezzi di π greco mezzi. Quindi il coseno di π greco mezzi di seno di π greco mezzi. Perché questo qua arriva in questo punto dopo un tempo 3 π greco mezzi. Perché sta viaggiando nel detto e poi risale. La radiale di ψ7 è il punto 3, che è? Devo fare la radiale del coseno viene meno 6, poi devo fare la derivata di 2 π greco meno s che viene meno 1, quindi resta il seno di 2 π greco meno 3 π greco mezzi. La radiale del seno è il coseno, poi ci sta la derivata di meno s che è meno 1, e appieno il coseno di 2 π greco meno 3, quindi è il seno di π greco mezzi meno il coseno π greco mezzi 1 0. Il versore tangente è quello in questo caso, d'accordo? Che vi indica la direzione in cui si sta muovendo il punto. Quindi anzi, epilogando, due curve, l'integrale su due curve equivalenti, testa, uguale.
la lunghezza di due curve equivalenti è uguale, il sostegno di due curve equivalenti è uguale, le rette tangenti non cambiano, quello che cambia è il versore. E quindi poi vedremo, poi quando faremo i versori normali, cambierà il versore normale. 5 minuti di intervallo.